Cosa ne pensate di questa cosa che abbiamo fatto di mettere il defibrillatore nella frazione di corpo reno? È una cosa utile, speriamo che non serva mai, perché sicuramente è come fare le prove, però sono cose che servono. Sì, secondo me è una cosa molto utile ed è molto interessante, anche il costo è molto interessante. Ecco, cosa ne pensa di questo progetto del defibrillatore? L'idea secondo me è buona, soprattutto diciamo che qui, siccome ci si svolge diverse attività, con molti giovani, se serve è utile. Sì. Allora, buonasera, grazie di essere intervenuti. Oggi abbiamo un altro passo nel progetto SMS, progetto del defibrillatore, che come sapete ha impegnato il Comune di Cento dall'amministrazione del Comune di Cento, sin dal suo insediamento, con la volontà di diffondere la cultura della defibrillazione precoce sul territorio del comune e mettere a disposizione del cittadino queste macchine che sono dei defibrillatori semiautomatici, perché per legge in Italia sono semiautomatici, e questo si sta mano a mano compiendo. Questo progetto è piaciuto anche alla Regione Emilia-Romagna, tant'è che l'ha finanziato per il 44%, tant'è che dei primi 10 defibrillatori ipotizzati se ne arriva a 13, probabilmente a 14 se ce la facciamo. Finora questo che posizioniamo oggi è il 12esimo, sono stati posizionati altri sul territorio, sul capoluogo, abbiamo già instaurato anche sulle frazioni, poco fa è stato messo a disposizione della comunità di Corporeno e di Renazzo, oggi siamo a 12 Moretti. Anche in questa occasione il contributo della Consulta è stato fondamentale, abbiamo scelto assieme il posto, l'abbiamo proposto al 118 che ce lo ha autorizzato e il gestore del bar è il cittadino virtuoso che mette a disposizione il proprio locale per la comunità, e credo che sia un passo avanti fondamentale in quello che è un progetto per il libero accesso, per il pubblico accesso alla defibrillazione precoce. Perché ricordiamo che posizionare i defibrillatori sul territorio non è sufficiente, è certamente una cosa buona, ma non è sufficiente se non c'è un progetto di defibrillazione precoce, di pubblico accesso alla defibrillazione precoce che lo sostenga. Questo di Cento è molto particolare, è unico, perché prevede il sostegno di questa azione per 8 anni, cioè il Comune prende l'impegno di gestire questo defibrillatore e di provvedere al materiale di recupero, di recupero qualora fosse utilizzato oppure qualora scadesse, e facendo dei corsi di formazione per le persone che danno la loro disponibilità e anche i retraining che si fanno annualmente. Cardine fondamentale è la Polizia Municipale, che anche oggi è presente perché è il fulcro su cui gira questo progetto SMS in generale e del defibrillatore in particolare, e il mio ringraziamento va al Comandante Valderi e a tutti gli ufficiali e gli agenti che hanno dimostrato di avere la sensibilità adeguata, tant'è che le macchine, i defibrillatori, sono posizionati sulle autovetture, le due pattuglie che girano normalmente sul territorio sono dotate del defibrillatore. Oggi siamo qui, il mio ringraziamento alla Consulta che ha trovato, diciamo così, il tempo di assecondarci, di venirci dietro, hanno voluto capire, hanno dato la loro disponibilità, e la macchina oggi è una realtà a disposizione della cittadinanza. Io lascerei, diciamo così, la parola
ai presenti se vogliono arricchire. Ecco, volevo concludere soltanto volevo chiarire soltanto un concetto. Questo progetto è un progetto complesso e vede anche la partecipazione di altre associazioni. In particolare si è unita strada facendo, abbiamo avuto diciamo il grande piacere del contatto e dell'adesione della Croce Rossa Italiana della sezione di Cento. Croce Rossa Italiana, sezione di Cento, che sta prendendo una forma sempre più consistente sul nostro territorio, si sta organizzando, sta crescendo, anzi io ne approfitto per dare così l'input a tutte le persone di prendere contatto per entrare a far parte di questo gruppo, per renderlo più forte e quindi avere una maggiore disponibilità di volontari sul nostro territorio. Se sto dimenticando qualcuno aiutatemi, perché non vorrei farlo assolutamente. Dopodiché vi lascerei, se il Presidente ci vuol dire qualcosa. No, solo voglio dire che se c'è possibilità di altre persone che vogliono fare il corso, se si può... Ben venga. Tra l'altro io ne approfitto per dire anche che all'inizio dell'anno, anzi per la verità alla fine dell'anno scorso, è nata l'associazione cardiologica 100% Cuore, che ha nella sua natura la gestione di varie situazioni, tra cui anche questa. Adesso sta facendo un percorso, diciamo così, giuridico che la porterà a diventare ONLUS e da quel momento in poi la collaborazione col Comune di Cento su tematiche come queste sarà, diciamo, ovvia. E quindi io credo che il progetto del defibrillatore del Comune di Cento proseguirà nell'associazione cardiologica, dove troverà una locazione, diciamo così, speriamo senza fine, ecco, dove possano crescere i defibrillatori, possa crescere la disponibilità del, diciamo così, degli addetti ai lavori nei confronti dei volontari per questo servizio alla comunità, che comunque ricordo essere fondamentale, perché la nostra ipotesi, la nostra volontà sarebbe di arrivare a un defibrillatore per ogni estintore, in quanto, come ho detto altre volte, lo ripeto anche oggi, visto che abbiamo quest'altra occasione, su 100 morti 90 sono dovute al resto cardiaco, 10 ad incendio, quindi è veramente un gap da colmare quello che l'estintore sia obbligatorio per legge e il defibrillatore no. Sappiamo anche che le realtà sportive sono per legge obbligate dal prossimo giugno ad avere questo defibrillatore, e la volontà del comune di metterlo a disposizione per aiutarle a crescere fin tanto che non si doteranno del loro è anche questo. Infatti questa macchina qui, per accordi presi con la consulta e con il gestore, potrà essere spostata in occasione degli eventi tipo le fiere, piuttosto che le partite, piuttosto che, insomma, quando si presume che la macchina possa portare un beneficio, la macchina verrà spostata. E della gente, per la gente, se dovessero esserci sovrapposizioni di eventi, si preferiranno quelli in cui è certamente presente l'operatore che lo sa usare. Posso aggiungere semplicemente che come comando di Polizia Municipale siamo molto orgogliosi di avere in dotazione questi strumenti che vengono sistematicamente assegnati alle pattuglie. Sono molto semplici da usare, anche se abbiamo comunque seguito un corso, quindi, e sono comunque alla portata di tutti, e credo che sia importantissimo, perché anche pochi minuti possono fare la differenza in queste situazioni. Quindi noi siamo veramente molto orgogliosi di poterne essere dotati e poter, chissà mai, un giorno anche riuscire a salvare la vita. Io vorrei sottolineare che per la verità questa occasione c'è già stata. Sì, c'è già stata. E devo dire che due agenti di Polizia Municipale sono prontamente intervenuti su una persona che si è accasciata al suolo. Dopo questa persona, per eventi legati al trauma della caduta, è purtroppo deceduta, ma la chance di farcela ce l'ha avuta perché queste due professioniste sono intervenute.
Quindi il defibrillatore in quell'occasione, per esempio, non ha dato l'indicazione allo shock, ha dato l'indicazione al massaggio cardiaco. E questa è una cosa importante. L'unico modo con cui questo defibrillatore può far male è se lo prendiamo e lo tiriamo in testa a qualcuno. Per il resto può far solo del bene. Ricordatevi sempre che il primo anello è attivare i soccorsi con il 118. Quindi qualunque cosa io intenda fare, prima chiamo il 118 e dico c'è una persona a terra apparentemente di abilità, eccetera, eccetera. Dopo non c'è nessuno che ha fatto il corso, ma io me la sento di intervenire, prendo la macchina, posiziono gli elettrodi, la macchina mi dice shock erogabile, io premo il pulsante, sono nella legge. Se non ho fatto il corso, non procedo con massaggi cardiaci piuttosto che respirazioni, roba varia, quello no, attento. Ma se la macchina mi dice di procedere con l'erogazione, io procedo con l'erogazione. Vale la legge del buon samaritano, quel poveretto c'è una chance, l'ha avuta. Il corso è interessante perché significa convinzione medica, basta arrivare in tempo, significa salvare una vita. Dopodiché io ho altre spiegazioni da dare, io so le mosse che devo fare e ho paura di dimenticarle fra due anni, di non ricordare, ecco perché le ho tutto, l'opuscolo. Dopodiché la cosa mi è piaciuta. Non ci sono responsabilità nel senso che uno si deve essere a disposizione, che già è una delle cose, perché non sono condizionato a stare a casa da una cosa mia privata perché devo stare a ballare il defibrillatore. Però diciamo, lo ritengo positivo. Benissimo, questa è una cosa da sottolineare. Non ci sono responsabilità. Chi fa il corso non è poi responsabile che deve essere reperibile. Chi fa il corso lo fa come atto d'amore nei confronti della comunità, per essere in grado di fare qualcosa per il suo qualcuno che ne ha bisogno. Adesso siamo nella frazione di Bevilacqua, frazione in cui grazie alla consulta anche in questa occasione siamo riusciti a posizionare il defibrillatore. Il posizionamento del defibrillatore in questa frazione è stato particolarmente articolato e al momento è posizionato presso uno studio professionale, lo studio Montanari Coluni, che è da considerarsi il cittadino virtuoso che mette a disposizione il proprio spazio per dare un servizio alla comunità. Non c'è responsabilità alcuna, così come ho detto a 12 Morelli poc'anzi, è una cosa in più, una chance che viene data in questo caso alla comunità di 12 Morelli, scusi, 12 Morelli era prima, Bevilacqua e adesso, che prima non c'era. Il defibrillatore è posizionato all'interno dello studio, sempre facente parte del progetto del Comune di Cento, SMS, sport, musica e sicurezza. Quando si troverà si renderà disponibile una localizzazione, diciamo così, ritenuta migliore, insieme alla consulta provvederemo allo spostamento di questo defibrillatore nella zona più idonea. Per ora il mio ringraziamento è quello dell'amministrazione, perché questo progetto ha potuto trovare concretezza anche a Bevilacqua, va appunto allo studio Montanari Bruno. E questa è una cosa che va rimarcata. Le caratteristiche sono le stesse, anche qui abbiamo dei volontari che si sono formati con il corso praticato dal 118 dal dottor Cariani, che è il responsabile scientifico. Anche qui c'è il progetto che prevede il mantenimento per 8 anni, quindi se siamo nel 2014 questo defibrillatore è coperto nella sua manutenzione e la formazione del personale fino al 2022. È una cosa veramente nuova, una cosa per cui ci stanno osservando anche da altre realtà, un progetto innovativo. Io spero, o mi auguro come tutti, che questa macchina non debba servire mai nell'arco del tempo, ma qualora questo succedesse, la macchina è una chance che scientificamente provato, senza la quale certamente non la si fa, specie nel territorio del forense dove i tempi di intervento del soccorso sono un pochettino più lunghi.
chiederei un così, una, visto che lei ha fatto anche il corso, sì, vicepresidente della consulta di Bevilacqua, se ci vuol dare anche qualche così, qualche impressione rispetto al corso, oltre a un giudizio su questo progetto. Allora, il corso l'abbiamo tenuto mercoledì e devo essere sincera, dopo la prima ora di corso, quando Cariani ci ha fatto vedere le immagini degli sportivi che crollavano, io sarei uscita, perché emotivamente è stato molto forte. Sì. Dopo la prova sul manichino, è stata piacevole, ma anche l'esposizione di Cariani è stata immediata e diciamo che uno era attento, le ore di corso sono trascorse velocemente. La prova sul manichino l'abbiamo fatta tutti, nel senso che era aperta a più persone anche della comunità di Bevilacqua, per cui eravamo lì e le abbiamo provate tutti, chi più chi meno è riuscito, ma alla fine siamo stati promossi tutti perché alla fine la volontà ha prevalso, insomma. Però dopo, ecco, diciamo che allo stato pratico sul manichino è stato ottimo. Dopo speriamo che... C'è il timore per la... Sì, a livello emotivo che non tutti reagiscano nello stesso modo. Direi che questo timore è assolutamente umano, è un timore che è condiviso da tutti, non addetti ai lavori, che me lo lasci dire anche qua che ha detto ai lavori, ed è il vero problema su cui questi progetti purtroppo devono confrontarsi, perché il lato economico si risolve, perché è una cosa che tutti capiscono che serve. E il lato logistico si risolve perché qualche buon samaritano che metto a disposizione c'è, perché purtroppo per posizionare i defibrillatori sul territorio fuori, tipo in piazza con un totem, in questa realtà, non intendo Bevilacqua ma intendo il comune di Cento, siamo all'inizio, quindi dobbiamo prima sviluppare una cultura del pubblico accesso alla defibrillazione precoce, nel senso che però deve star lì, che non deve essere preso, portato a caso di nessuno. Ne approfitto per specificare che anche in questo caso la macchina verrà spostata quelle volte che se ne riconoscesse l'utilità. Penso alla sagra, penso agli eventi sportivi, penso a qualunque episodio in cui si immagina che la macchina possa essere utile. Se ci sarà sovrapposizione, anche qui varrà la regola di preferire quegli eventi in cui è più facile e è certo che ci sarà qualcuno che lo sa usare. Ma piuttosto che non metterla, anche se non c'è nessuno, perché non c'è reperibilità, non c'è obbligo, non c'è niente, però la macchina messa lì, cui uno magari anche se non ha fatto il corso ha la forza di intervenire, deve essere secondo me messa a disposizione. Tutto è sul volontariato, tutto è sul buona volontà, tutto si basa sulla collaborazione e su quello che è l'utilizzo pubblico, diciamo così, delle risorse. Attraverso la Polizia Municipale questo progetto ha trovato il suo coordinamento. Con l'aiuto della Croce Rossa ci saranno i controlli, ci sarà l'assistenza, ci sarà la possibilità di dirimere i dubbi. Il 118 come responsabile scientifico che ha anche avallato il posizionamento temporaneo in questo studio. E la ditta che una volta l'anno certifica il corretto funzionamento della macchina. Macchina che comunque non avrebbe neanche bisogno di tutto ciò, perché per protocolli internazionali, quindi validi anche a 100, questo so di là una notizia di quelle grosse, per protocollo internazionale la macchina quando ha un malfunzionamento dà un segnale, prima luminoso, poi acustico, quindi avvisa di questo. E comunque non c'è responsabilità neanche in questo, perché alla fine, ripeto, il cittadino virtuoso mette a disposizione il proprio studio in questo caso e non gli si può né gli si deve chiedere altro. Quindi io ringrazio tutti gli intervenuti, mi auguro che questo possa essere l'inizio di una collaborazione che possa trovare, come si diceva poc'anzi, nell'associazione cardiologica che è appena nata nella cardiologia, possa trovare un suo seguito e possa trovare anche risorse umane e finanziarie per potersi diffondere in modo capillare sul territorio. Chiunque fosse interessato può prendere contatti con me, che sono a disposizione, oppure con la cardiologia di Cento, con la Polizia Municipale, la Croce Rossa della sezione di Cento e così via.